voce bassa e la preghiera in ginocchio che diventa più forte di ogni grido. Papa Francesco si rivolge ai mafiosi, grandi assenti alla veglia con i familiari delle vittime innocenti delle mafie, organizzata nella parrocchia di San Gregorio VII a Roma dall'Associazione Libera di Don Luigi Ciotti, da anni in prima linea nella lotta alla criminalità. Per favore, cambiate di vita. Convertitevi. Fermatevi di fare il male. Che noi preghiamo per voi. Convertitevi. Vi lo chiedo in ginocchio. È per il vostro bene. Per favore, è una richiesta che viene dal cuore di Francesco, sicuramente provato dal dolore di ogni uomo e di ogni donna presente in chiesa. Familiari che non si sono chiusi ma aperti alla testimonianza, ha detto il Papa, persone che rispondono con l'impegno civile alla morte e che chiedono alle istituzioni verità e giustizia. Il potere, il denaro che voi avete adesso, da tanti affari sporchi, da tanti crimini mafiosi e denaro insanguinato e potere insanguinato, e non potrai portarlo all'altra vita. Convertitevi, ancora è tempo per non finire nell'inferno. Le parole del Papa arrivano dopo la lettura dei nomi di 842 vittime della mafia. Tra di loro ci sono anche 80 bambini. L'ultimo è Domenico, ucciso poche settimane fa in un agguato mafioso a Taranto. Emanuele Notarbartolo. Emanuela Sansone. È un elenco straziante. Domina la commozione dell'ex procuratore di Palermo Giancarlo Caselli, ma non manca la speranza che viene dalla luce di Dio. È Rosaria Schifani a ricordarlo, la giovane vedova che ai funerali del marito, agente del giudice Falcone, chiese il pentimento dei mafiosi. Grazie Gesù, perché in questi anni non mi sono mai persa d'animo. Grazie Gesù. A tenere per mano i familiari delle vittime di mafia ci ha pensato negli anni Don Luigi Ciotti, che ha ricordato le tante vite stroncate negli agguati, ma anche quelle sul lavoro, le donne costrette a prostituirsi. Le ricordiamo tutte. Perché lo spirito di giustizia e di verità che ha animato la loro esistenza è ancora vivo. Chi perde la vita per la giustizia e la verità, non dimenticatelo mai, dona vita, è lui stesso vita. Testimonianze di luce sono state anche quelle di Don Pino Puglisi e di Don Peppe Diano, assassinati dalla mafia incapaci, con i colpi di pistola, di spegnere la loro voce. E proprio la stola di Don Diana è stata indossata da Papa Francesco al termine dell'incontro, un momento di sollievo e speranza per i cuori ancora assetati di giustizia.